Eccoci di nuovo in diretta con il nostro Instant Focus, dove parleremo, come abbiamo annunciato prima della pausa pubblicitaria, di marketing. Un argomento che non è di certo sconosciuto a voi che seguite le fonti TV, soprattutto nell'ultimo mese abbiamo dedicato diversi spazi di approfondimento, il nostro Agora Marketing, al tema appunto dell'evoluzione del marketing e della comunicazione, soprattutto nell'ultimo periodo caratterizzato dalla rivoluzione digitale. E poi addirittura abbiamo tenuto anche ben due CEO Summit all'interno dei nostri Le Fonti Awards dedicati proprio a questa tematica. Non abbiamo però mai parlato di un tipo di marketing particolare, il cosiddetto network o multi-level marketing, che è appunto l'argomento di questo nostro Instant Focus, e ce ne parla una vera e propria esperta di settore, ovvero Elena Setsu, che è consulente di marketing digitale e imprenditrice. Buongiorno Elena e benvenuta alle Fonti TV. Ciao, buongiorno. Ecco, Elena, io direi partiamo da un dato di fatto, ovvero ecco, che la rivoluzione digitale ha aumentato a dismisura le nostre capacità di fare network, di creare network e quindi di ampliare le nostre reti. E quindi ecco, questa possibilità naturalmente si riflette poi anche sul modo di fare marketing, creando appunto questa branca specifica del network marketing, con dei dati che sono letteralmente in espansione, soprattutto nel mondo anglosassone. Io voglio citarne alcuni, ad esempio negli Stati Uniti, ecco, è il paese in cui appunto diciamo, c'è un maggior guadagno a partire dal multilevel marketing, oltre 35 miliardi, seguito poi dalla Cina con oltre 24 miliardi, la Corea segue con 17,6 miliardi di dollari, dati aggiornati al 2019, mentre se ci spostiamo a livello europeo, l'Italia è al 13 posto a livello mondiale, quarta a livello europeo, preceduta da Germania, Francia e Gran Bretagna. Però, insomma, appunto, stiamo vedendo che questi numeri testimoniano come la crescita sia costante. Innanzitutto, per chi è a digiuno completamente, ecco, di questo argomento, che cos'è, in poche parole, il network marketing? Allora, il network è un sistema commerciale di distribuzione di un prodotto o servizio tramite dei collaboratori indipendenti che, diciamo, fungono da promoter per l'azienda e che possono guadagnare su più livelli, dalla vendita diretta o dall'affiliazione di nuovi rivenditori affiliati. In sostanza, una persona che fa network marketing, che è detto anche networker, assume un po' le caratteristiche, in gergo io dico, di un marketplace, quindi un po' come i marketplace che conosciamo. Tu ti puoi registrare come venditore, vendere il prodotto e puoi anche ospitare altri piccoli negozi sotto di te. Quindi, in altre parole, attraverso il network marketing delle persone comuni che comunque non hanno necessariamente una laurea, non hanno particolari skill o comunque qualsiasi situazione familiare o professionale, possono tranquillamente affiliarsi ad un'azienda che utilizza il network come sistema distributivo e iniziare ad operare da subito come promoter per l'azienda stessa, guadagnando in provvigione sul fatturato generato. Spero di aver reso l'idea a grandi linee. Ecco, possiamo dire insomma che in sostanza i clienti magari di un prodotto hanno la possibilità poi di diventare anche promoter di quel prodotto stesso, ecco, Sì, per è appunto un far classico. capire, esatto, in maniera semplice anche ai nostri telespettatori, anche se dici non hanno appunto un percorso formativo alle spalle, però immagino che qualche dote almeno comunicativa bisogna possederla poi per far Sì. bene. Sì, o comunque la si acquisisce strada facendo. Non devi avere una laurea o particolari skill o essere esperto. Il network io lo chiamo il lavoro della gente normale, quindi ci sono tantissime mamme che magari devono rimanere a casa per cause di forza maggiore, quindi non possono lavorare, e che fanno network marketing, persone che lo fanno per arrotondare, persone che lo fanno full time. Quindi diciamo che certo devi avere una propensione a relazionarti con le altre persone, però la puoi anche acquisire strada facendo, tranquillamente.
Bene, allora, riguardo appunto il network marketing, abbiamo citato le cifre del fatturato che sono in espansione negli Stati Uniti e a proposito, ecco, di Stati Uniti, rispetto al network marketing ci sono stati dei veri e propri endorsement e qua, entrano in gioco dei nomi importanti, addirittura Bill Gates, Bill Clinton, Warren Buffett, naturalmente il re degli investimenti, ma al di là poi del settore, proprio dell'ambito economico-finanziario, addirittura anche star dello spettacolo come Megan Fox oppure dello sport Cristiano Ronaldo parlano insomma positivamente di questa forma appunto particolare di vendita di marketing, anche se nonostante appunto questi numerosi endorsement restano ancora dei miti da sfatare. Quali sono, ti chiedo? Allora, diciamo che purtroppo c'è moltissima ignoranza in materia. Se devo individuarne due o tre, il primo mito che mi viene in mente da sfatare è il fatto che il network marketing non è ben visto, non si capisce perché, ma non in quanto network, in quanto lavoro che diciamo ormai si fa online. C'è questa credenza che tutti i lavori online o comunque facili, perché diciamocelo, lavorando 8 ore al network, nel network marketing, 8 ore al giorno nel network marketing, sei molto più, diciamo, rilassato e più libero rispetto a lavorare 8 ore al giorno in public, quindi è più facile, tra virgolette, guadagnare uno stipendio normale. Ecco, quindi c'è questa credenza che i lavori online, in particolar modo il network, non siano onesti o etici. Ciò non è affatto vero. Perché? Perché il network esiste in Occidente da decenni, ok? È un sistema commerciale intelligente, geniale a mio avviso, è ponderato, intelligente, è matematico, ma soprattutto la cosa che piace più a me è che è basato sulla filosofia win-win. Quindi, come in tutti i settori, ovviamente c'è chi utilizza questo sistema in modo non proprio etico, ma ciò comunque non deve ledere un'industria che genera decine di miliardi di euro l'anno, come abbiamo visto prima, e che occupa milioni di networker in tutto il mondo. Ovvio è che scegliere un'ottima azienda è fondamentale tanto quanto impegnarsi poi nel lavoro, perché il network va trattato come un lavoro a tutti gli effetti. Quindi diciamo che c'è moltissima ignoranza in materia, quindi le persone non sono mediamente istruite su che cos'è il network, ecco, non è che lo insegnano nelle scuole, di conseguenza spesso è mal visto, ma a parte alcuni casi di aziende che appunto non si comportano bene, per il resto no, non c'è proprio niente da malvedere in questo sistema. Il secondo, diciamo, falso mito che mi viene da pensare è che tutti, prevalentemente in Italia, quelli che non conoscono bene il network lo reputano un qualcosa basato sul rompere le scatole alla gente. Invece non è così. Ciò nasce dal fatto che tutti, specialmente in Italia, tutti noi abbiamo almeno un paio di volte nella vita, abbiamo avuto una persona che comunque ha insistito tanto per farci una presentazione dei suoi prodotti, del suo network, di farci provare i prodotti a casa, invitarci in un evento, eccetera. E sono state magari un pochino insistenti, no? Perché? Perché 10-15 anni fa il marketing era fatto così, di insistenza. E di conseguenza anche il network marketing, però nel 2022/2023, perché siamo a ridosso del 2023, il network non si fa più così, siamo nell'era del digital, le nuove generazioni stanno iniziando a vedere il network per quello che è, fortunatamente, quindi un'opportunità. Il secondo mito quindi è che il network è visto da persone che comunque non sono documentate riguardo come un qualcosa per il quale si debba rompere le scatole alle persone, ma non è questo. Il terzo, se devo dirne anche un terzo, che mi viene in mente, è la falsa credenza che col network non è possibile raggiungere somme pari a un vero stipendio. Questo dato è totalmente falso. In Italia ci sono centinaia di networker che guadagnano solo dal network più di quanto guadagna un direttore di banca, e ci sono decine di migliaia di networker che guadagnano almeno quanto uno stipendio. Quindi i guadagni nel network sono proporzionali ai risultati prodotti, perché come dicevo prima è un sistema win-win, di conseguenza non è assolutamente vero che con il network marketing non si può guadagnare. Ci sono tantissimi casi che dimostrano ciò in Italia.
Ecco, Elena, poi torniamo sulla questione del guadagno, perché sì, insomma, si pensa soprattutto che il network marketing sia un'attività magari aggiuntiva, collaterale rispetto a un lavoro stabile, solido che uno ha già, però ci stai spiegando che non è così. Però appunto, prima di ritornare su questa questione, volevo sottolineare con le parole che hai detto, cioè appunto sulla la modalità di fare network, hai sottolineato come in realtà non si tratti più delle strategie, dei metodi di una volta dove c'era la rottura di scatole, ecco, del promoter che arriva e ti propone qualcosa. E quindi ecco, la strategia attualizzata all'epoca moderna qual è? Come si fa, diciamo, a vendere, a soprattutto cercare di diffondere le caratteristiche positive del prodotto senza però ecco, mettere le persone in una condizione, insomma, di dover subire un fastidio. Allora, è un capitolo molto ampio questo. Io dico questo, tutti noi nella vita abbiamo determinate esigenze, abbiamo determinati problemi e abbiamo bisogno di risolverli. Per esempio, ci sono persone che hanno bisogno di smettere di fumare, ci sono persone che hanno bisogno di perdere peso, ci sono persone che hanno bisogno di un arrotondamento extra. Qualsiasi cosa però. Quindi dal prodotto per smettere di fumare, piuttosto che una terapia per smettere di fumare, il prodotto per perdere peso, piuttosto che un nutrizionista che aiuti a perdere peso, ecco, qualsiasi cosa che risolve il nostro problema, se ci pensiamo, è googolabile. L'integratore che fa perdere peso lo si trova anche sui più noti siti di shopping online, ok? Perché le persone però continuano ad avere questo problema? Si dice tanto nel network, citando anche alcuni autori molto molto importanti in opere grandiose che sono uscite però appunto 10, 20, 30 anni fa, che non si deve vendere un prodotto, ma la trasformazione che questo prodotto dà. E io non sono d'accordo comunque solo in parte. Si dice che sostanzialmente noi non dobbiamo vendere un trapano, ma lo splendido modo con cui facciamo dei fori nella parete, no? Cioè, c'è proprio questo celeberrimo esempio all'interno diciamo, di quella che è la teoria del marketing. Ma tutti noi che abbiamo dei problemi siamo perfettamente in grado, attraverso internet, di trovare un modo per risolvere questi problemi, un prodotto che risolva questi problemi. Quindi, perché io dovrei comprare da te il prodotto che fa perdere peso? Non di certo perché lo sponsorizza Cristiano Ronaldo. Certo, il fatto che lo sponsorizzi Cristiano Ronaldo mi ispira fiducia, e questa è una cosa che determinate aziende di network, soprattutto quelle più grosse, quotate in borsa, eccetera, fanno proprio per ispirare fiducia nel brand, e ci mancherebbe, e per diffonderlo e per renderlo noto, e ci mancherebbe. Ma il fatto che io scelgo un distributore personale, quindi non un sito web, ma un individuo che distribuisce un determinato prodotto, è dato dal fatto che nel network si scelgono le persone. Si scelgono le persone, non si scelgono dei prodotti, non si sceglie il barattolo dell'integratore, non si sceglie il prodotto che ha determinate caratteristiche organolettiche a differenza di altre, non si sceglie la cremina che ti toglie le rughe meglio delle altre, anche perché quella stessa cremina, magari con le stesse caratteristiche, la bava di lumaca, voilà, lo è. La trovo anche sui più famosi siti di shopping online. Quindi si scelgono le persone. Però con l'avvento dei social cosa è cambiato? Che non dobbiamo più avere come scelta le due o tre persone che ci hanno bussato il portone, suonato il campanello o ricontattato al cellulare dopo 20 anni che non le sentivamo. Adesso su internet ci sono i social e tutti noi, tutti, seguiamo un tot di persone almeno che non conosciamo di persona. Perché? Perché in qualche modo siamo incappate nei loro profili e ci sono piaciute. Quindi, posizionando noi stessi per quello che siamo in maniera genuina all'interno dei social, inevitabilmente, se facciamo ovviamente anche un certo lavoro, diciamo, di arricchimento del profilo e di ricerca di persone in target, inevitabilmente veniamo attratti da persone che sono simili a noi, che hanno i nostri stessi problemi o che li hanno avuti e che li hanno risolti. Oppure che ogni singolo giorno condividono dei contenuti che ci mostrano come loro sono stati in grado di risolvere quei determinati problemi che abbiamo anche noi ad un sufficiente numero di persone, tanto da farci venire la voglia di contattarle e chiedere informazioni, o quantomeno tanto da predisporci ad accogliere positivamente queste persone
nel momento in cui si relazionano loro con noi. Quindi non avvertirla come una rottura di scatole, un'insistenza o una presentazione, semplicemente siamo entrati in contatto per la prima volta su determinato social, scambio di ciao, come stai, eccetera. Mi fa piacere parlare con te, mi interessa quello che fai, me lo racconti. Quindi al momento nei social abbiamo un bacino di utenza in Italia di milioni di persone, milioni di account, tra cui appunto ognuno di noi potenzialmente ha centinaia di migliaia di persone simili per caratteristiche, situazioni, problemi, eccetera. Ecco perché le persone con network nel 2022, ovvero 2023, scelgono le persone, non scelgono il prodotto, non scelgono la dimostrazione, perché tanto diciamo, la trasformazione che il prodotto ti fa fare la trovi anche sui siti, su e-commerce, su marketplace, eccetera. Trovi sempre qualche prodotto che ti risolve il problema, ma tu e le persone, noi Certo. tutti per indole andiamo a ricercare le persone. Ecco perché tramite i social un network non è limitato a 10, 20, 30, 100 conoscenze accumulate in tutta la vita, alcune delle quali non si sentono magari da anni. Ma adesso tramite i social abbiamo veramente un bacino di utenza pazzesco, dove non diamo fastidio a nessuno, dico diamo, mi metto nell'ottica come se io fossi al momento una networker. Ecco, non diamo fastidio a nessuno, ci relazioniamo in maniera genuina e semplicemente mostrando la nostra vita, la nostra situazione per quello che è etica e genuina, andiamo così ad attrarre, ad avvicinare persone più simili a noi. Chiarissimo, ecco sì, infatti io mi sono segnata insomma un paio di parole chiave che hai citato, quello innanzitutto della genuinità, ovvero ecco del fatto che appunto questi promoter in realtà magari hanno in prima persona sperimentato il prodotto e Solitamente genuinamente sempre. ecco sì, si rivolgono appunto alle persone che condividono la stessa problematica e dicono: beh, guardate, io da questa esperienza ci sono già passate, quindi vi do un consiglio utile per ottenere il risultato che desiderate, magari anche in minor tempo con un prodotto di qualità. Quindi sicuramente ecco, è importante sottolineare il passaggio in realtà dalla ricerca del prodotto a quello della persona, perché ormai a parità di qualità di prodotti ce ne sono tantissimi, lo hai sottolineato anche tu su internet, quello che potrebbe proprio fare la differenza invece è l'esperienza personale, quindi anche l'affidabilità e la fiducia che si crea in questo rapporto, anche se lo ricordiamo è un rapporto digitale. Ecco, negli esempi che hai fatto per quanto riguarda il multilevel marketing, hai citato prodotti di bellezza, integratori, ecco, ma quali sono appunto le aziende e i settori che traggono più profitto, più vantaggio proprio da questa forma di marketing? Diciamo che paradossalmente possono essere tutte le aziende che commercializzano un prodotto oppure un servizio, a patto che sia completamente erogabile online o comunque distribuibile su larga scala. Ovviamente non è semplice nel caso di un'azienda iniziare con un sistema di marketing, perché comunque occorre organizzare una certa infrastruttura. Ovviamente per le aziende che vendono servizi è tutto più semplice. Per un'azienda che vende, per esempio, integratori è un pochino più complicato. Quindi per chi sta valutando di iniziare per la propria azienda un sistema di distribuzione basato sul network marketing, mi sento di dire che l'importante è prima di tutto creare un brand che sia attraente, quindi un prodotto o un servizio che abbia un certo appeal e che risolva un problema particolarmente sentito da una cerchia ampia di persone, mentre lo sconsiglio a chi lavora solo localmente, o ha comunque un brand piuttosto anonimo, diciamo non sviluppato, perché comunque il network è un sistema basato su larga scala, è considerato come una macchia d'olio, no? Si espande, quindi è un paradosso utilizzarlo per realtà che vogliono lavorare, ad esempio, solo su una regione, eccetera. Per il resto, comunque, tutte le aziende che hanno un prodotto o un servizio che sia deliverabile, dico io, consegnabile, quindi eseguibile, online, sono applicabili a un sistema di network. Al momento, diciamo che le statistiche fino a qualche anno fa davano come vincente il settore benessere e nutrizione, ma ad oggi, soprattutto con il Covid, sono nate tantissime nuove aziende di network, comunque sono esplose, quindi sono esplosi tanti settori come
quello delle nuove valute, quindi ci sono anche dei network basati sulle nuove valute, ci sono dei network basati su applicazioni che consentono scontistiche su determinati siti online, siti di viaggi, ci sono delle tessere, eccetera. Quindi diciamo che in questo momento probabilmente c'è una forte esplosione sia dal lato prodotto che dal lato servizio. Chiarissimo. Ecco, in conclusione di questa chiacchierata, Elena, torniamo appunto a parlare di numeri, di guadagno. Ecco, una, diciamo, azienda e le persone, ecco, che decidono appunto di investire, di essere coinvolte nel network marketing, che vantaggi hanno proprio in termini, di guadagno, di profitto rispetto invece a un'attività che possiamo definire più tradizionale? Allora, diciamo che nel network marketing non c'è limite alla crescita, ok? Perché? Perché più fatturato produci per l'azienda che rappresenti, più guadagni. In un lavoro tradizionale io conosco persone che dopo 20 anni nella stessa azienda ancora guadagnano 1.500-1.600 euro al mese e magari le senti fare discorsi tipo mi spettava lo scatto di anzianità, ma non me l'hanno dato. Questo è un discorso che ho sentito pochi giorni fa. Quindi è la realtà dei fatti, quantomeno in Italia. Quindi ecco, intanto un primo paragone è questo. Poi, se togliamo tutte le persone che comunque si approcciano al network con l'idea di fare soldi facili, di fare soldi senza fare niente, se togliamo tutti coloro che comunque non lavorano seriamente o che magari non hanno un metodo di lavoro, quindi vanno un po' a intuito, magari basandosi sul vecchio sistema che dicevamo sulla rottura di scatole, ecco, togliendo tutte queste persone che in linea di massima non durano a lungo in questo settore, tutte le altre che rimangono e che lavorano seriamente, sostanzialmente dedicando 3-4 ore al giorno con costanza e facendo le giuste azioni, arrivano tranquillamente a prendere dai 500 euro al mese in su. Quindi sto parlando di lavoretto extra, quindi 3-4 ore al giorno, lavorando full time e formando per bene le persone che si inseriscono nella propria rete, che quindi mese dopo mese diventa più grande. È possibilissimo arrivare a guadagnare 4 zeri mensili dopo i primi 2 anni circa, ripeto, lavorando bene, con metodo e costanza, impegnandosi, facendosi in quattro, ovviamente rappresentando un'azienda valida, che abbia un piano marketing compatibile con il proprio target di rete, e un'azienda che comunque sia etica, rappresentata anche in modo etico. In questo Certo. modo è possibilissimo, ci sono dozzine e dozzine di casi lampanti in Italia di persone che nel giro di 2 anni sono arrivati a 4 zeri mensili, anche grazie alla cosiddetta fame, quindi Chiaro, voglia chiaro. di riscatto, di crescita, di risultati, di fare carriera, di meritocrazia e quant'altro. Ne abbiamo bisogno, poi in questo periodo, visto insomma quello che stiamo attraversando, noi i dati che riguardano la crisi economica e soprattutto la crisi lavorativa li evidenziamo quotidianamente durante le nostre dirette. Quello del lavoro sicuramente è un grande problema, un problema che anche il governo in primis deve affrontare, e questa magari può essere una possibilità, un'alternativa per chi cerca in questo momento così complesso di racimorare insomma un tesoretto in più. Elena, io ti ringrazio per questa chiacchierata, per averci raccontato appunto i vantaggi del network marketing, e naturalmente, ecco, rimando l'appuntamento sempre qui sulle fonti se vogliamo ancora approfondire l'argomento. Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere. Grazie.